Io su Facebook sto facendo dei video dove racconto le balle che raccontano i 5 Stelle, con i documenti alla mano, e io questo non è vero. Dopo uno legittimamente voterà, perché loro hanno un po' la sindrome, soprattutto utilizzando molto internet, quindi non avendo un contraddittorio, di dire una loro verità che però non è la verità, è una balla colossale. La prima, la Lega non ha firmato il Trattato di Dublino. Il Trattato di Dublino sono stati tre. Il primo del 90, qui mentre non c'eravamo, il secondo nel 2003 con Pisano, non Maroni, a differenza di quanto dicono il ministro dell'Interno, il terzo del 2013 con Letta. Sì, ma infatti adesso su questo approfondisco. Anche perché è un regolamento. Sì. Esatto, tra parentesi è un regolamento. Seconda cosa, al tempo era estremamente intelligente firmarlo e portarlo avanti. Sapete perché? Noi avevamo 7.000 sbarchi all'anno. La vera immigrazione arrivava dall'est Europa, quindi a nostra era una difesa del territorio nazionale. Apprezzo che dica questo perché suo collega ieri invece, diciamo, questo era un argomento che non... Quindi, no. Anzi, che veniva obiettato, lei alla legge. E si riferisce il regolamento di Dublino non agli immigrati, ma ai profughi. Di questo parliamo, esatto. Adesso stiamo parlando di clandestini che sono qua. Sì. Quindi, se il Movimento 5 Stelle, prima di parlare, leggesse un documento in più, taglio dei soldi ai parlamentari. Noi nella scorsa legislatura abbiamo tagliato due volte, forse non abbastanza, ma dire che non è mai stato tagliato un euro è una balla colossale che raccontano i 5 Stelle. Fornero, noi siamo stati gli unici che hanno votato contro e siamo stati gli unici che hanno presentato proposte di legge per andare a superare quella riforma che riteniamo dannosa, gli unici che hanno presentato anche disegni di legge per le salvaguardie, non a caso l'ultima firma mia, modificata dal governo e tutto, però prima firma Fedriga. Quindi ecco, 5 Stelle sono un po' ridicoli su questo. Va bene, questa è la confutazione, però diciamo la ragione anche per cui avevo così introdotto e fatto vedere Di Battista è per capire, diciamo... È la concorrenza ed è una concorrenza forte su un terreno che per certi versi è simile e abbiamo parlato in questi giorni della sfida, della possibilità anche con la legge elettorale attuale che in realtà il centrodestra, se fosse tutto insieme numericamente, potrebbe forse arrivare in una previsione di elezioni politiche, arrivare il centrodestra al ballottaggio, sono i concorrenti diciamo per arrivare ai numeri due. Allora, siccome ieri c'è stato un incontro tra Salvini e Berlusconi, volevo chiederle come, se questo vi porta anche il ragionamento della concorrenza 5 Stelle a pensare di trovare una strada di alleanza. No, intanto io adoro la concorrenza, perché penso che la concorrenza possa fare migliorare anche nella proposta politica ai cittadini. Mi piacerebbe che fosse una concorrenza leale. Non mi piace la concorrenza, non so, dei nostri prodotti col mercato cinese, dove vengono fatti lavorare i minori e non vengono rispettate le norme sull'ambiente. Questo è quello un po' fa 5 Stelle, quella politica delle balle. Quindi per me è utile la concorrenza, però ci deve essere chiarezza, ma non verso la Lega, verso i cittadini, perché se si raccontano bugie ai cittadini, allora si scorretti verso di loro, non verso la Lega. Per quanto riguarda invece Forza Italia, adesso ieri c'è stato questo incontro che io l'ho visto positivamente, non ho partecipato e ripeto non sono informato, però l'ho visto molto positivamente perché mi sembra si sia basato su punti programmatici molto chiari. Prima di tutto rapporto con l'Europa. Noi vogliamo partire da quello, ed è quello che diciamo da più tempo. O c'è un programma che però prima delle elezioni viene condiviso e chiarito e rispettato, anche questo non è rispetto della Lega ma dei cittadini a cui si presenta quel programma, oppure non siamo disposti a fare una cozzaglia di sigle o un listone a tutti i costi per cercare di vincere e dopo magari ci troviamo come il giorno dopo, come è avvenuto in passato sia nel centrodestra che nel centrosinistra, con il periodo delle eccezioni e dei no forse ma, perché il risultato è che dopo non riesce a governare. Quindi noi se riusciamo a vincere a governare, lo facciamo per dare risposte ai cittadini. Non siamo disposti a fare a tutti i costi, piuttosto facciamo opposizione, cioè noi o vinciamo per dare risposte, c'è quella forza per dare risposte in modo coerente, ma non vogliamo trovarci, per capirci, l'Alfano di turno o il Casini di turno, come ho visto in passato, che incomincia no sull'immigrazione forse, no sulla sicurezza. Quindi ma... deve essere la linea ruspa, come ha semplificato. Deve essere una linea chiara, dopo i cittadini gli piace, la votano, gli piace, voteranno qualcun altro, e questa è la democrazia, però noi dobbiamo dire con chiarezza ai cittadini, se ci votate... Il giorno dopo questo avviene, deve finire l'epoca delle promesse mai mantenute.